Ciao a tutti e bentornati su Focus. Oggi ci troviamo a una fiera fotografica per provare un po' di attrezzatura, tra cui la nuova Fujifilm X-M5, nuova uscita super compatta di Fujifilm, con sensore APS-C da 26 megapixel, lo stesso sensore che trovavamo su X-T4, quindi la vecchia generazione prima dei recenti 40 megapixel, però col processore delle nuove fotocamere, un autofocus molto veloce e molto prestante. Guardiamola un po' insieme. Una fotocamera quindi votata per i content creator o i vlogger, perché è un corpo minuscolo, 300 grammi, comunque con un sensore ad alta qualità. Abbiamo preferito la scelta dei 26 piuttosto che dei 40, perché abbiamo pure dei file più snelli o per filmare prestazioni ISO migliori. Ci permette di aprire lo schermo così, quindi anche se ci vogliamo filmare in questo modo è molto comodo. Vediamo sullo schermo, ha una modalità vlog dedicata, selezionabile dalla ghiera qua sopra, che quindi cambia un po' l'interfaccia grafica e ci mette delle icone più grosse appunto per poterla usare in verticale. Se abbinata alla giusta lente, in questo caso abbiamo un 18 mm che equivale circa a un 28 mm, si riesce a vloggare abbastanza bene, se no c'è il pancake da 27 mm che la rende veramente minuscola e leggerissima, però già con questa lente molto comoda. Sempre in ottica video può filmare in 6.2K e anche se si filma in orizzontale può fare un reframe in verticale in 1080p, quindi abbia la versatilità di avere sia il video in 16 noni classico sia la possibilità di riframarlo in verticale. Presenta tre microfoni sul frontale che quindi permettono di concentrare l'audio sulla persona davanti a noi, su di noi o tutto intorno. E altra cosa molto intelligente, l'ingresso del microfono è posto qua. Quindi se attacchiamo il receiver del DJI qua sopra e lo attacchiamo qua dentro, è molto comodo perché non abbiamo il filo che va di lato e quindi possiamo fare tutti i movimenti dello schermo che vogliamo senza essere intralciati dal jack cuffie sul lato. Quindi bella scelta, bravi. Chiusa rimane appunto bella protetta. La costruzione, per essere un prodotto economico, per comunque è la nuova entry level di Fujifilm come prezzo, 799 senza lente, è costruita molto bene. Il feeling si sente che è plastica, ma una plastica comunque solida, rigida, ben costruita, e anche le ghiere e gli assemblaggi mi sembrano buoni. Appunto abbiamo il solito selettore MASP più tre modalità personalizzate, video o vlog. Ghiera per sovra sotto esporre, pulsante dedicato alla registrazione video, pulsante dedicato chiaramente allo scatto, accensione e spegnimento, e una nuova ghiera, appunto questo rende questa macchina un po' più per appunto i content creator, un pubblico un po' più giovanile, in cui abbiamo la simulazione di pellicola, dove con semplicemente ruotando possiamo avere appunto quello che ha reso famosa Fujifilm, specialmente con la X100V e a seguire, con appunto queste simulazioni pellicole che rendono il look Fujifilm così di moda ultimamente. Ha anche il joystick per la F, niente male su un prodotto così compatto. Ha l'HDMI, filma in 6.2K, 422 10 bit, volendo anche Blackmagic RAW, quindi cioè veramente ha tutto. In un corpo così piccolo c'è veramente tutto. L'unica cosa che non ha è la stabilizzazione sul sensore, la renderebbe grossa e pesante, e il mirino per la stessa ragione. La batteria comunque è di buone dimensioni, nonostante il grip è molto piccolo. In generale è una macchina che ci piace. Presenta l'USB-C. Con il prossimo aggiornamento dell'app Fujifilm, tra l'altro, si potrà collegare l'iPhone tramite il cavo USB-C e scaricare le foto dirette senza dover usare il Bluetooth, che comunque è stato aggiornato al 5.2, quindi più veloce, più stabile, più comodo. Ma in più appunto con l'USB-C scarico più velocemente e potrò usare l'iPhone come monitor esterno, quindi una chicca in più per i creativi. Insomma, riteniamo che questo produttino così compatto è veramente tanta roba e non vediamo l'ora di provarlo un po' più approfonditamente sul campo. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, un saluto e alla prossima da Focus.